chiamo Luca Berger e attualmente sono un fighter di Bart Knuckle Box, box a mani nude. Ho iniziato quando avevo 12-13 anni con la kickboxing, per poi passare al pugilato classico. E negli ultimi 3 anni ho cambiato il mio sport. Innanzitutto sono diventato calzante della squadra del calcio storico fiorentino dei Verdi, anche se non gioco come titolare, però è già un onore farne parte. Ci sono 4 squadre nel calcio storico fiorentino: i Verdi, i Bianchi, i Rossi e gli Azzurri. Io faccio parte dei Verdi e del quartiere di San Giovanni. Innanzitutto io sono uno straniero. Straniero significa non essere di Firenze e 25 devono essere fiorentini. Invece c'è la possibilità di far giocare 2 stranieri. Mi sono avvicinato a questo sport perché è una figata pazzesca. Si combatte a mani nude, vale tutto, pugni, calci, lotta, strangolamenti, e addirittura c'è caso anche di combattere 2 contro 1. Anche se lo scopo principale è quello di fare la caccia, è il gol, diciamo, nel calcio moderno si chiama gol. E poi mi sono avvicinato alla Bart Knuckle, che è il pugilato a mani nude, quindi senza guantoni. E togliendomi i guantoni che mi hanno dato tanto, è stata una rinascita, come le fenici che sono rinate. La Bart Knuckle Box è uno sport illegale in tutto il mondo, è legale solo in Inghilterra. E l'unica organizzazione che permette, che ha legalizzato questo sport, si chiama BKB. Sono onorato di farne parte perché sono il primo e l'unico italiano che è entrato a far parte in questo circuito professionista. La box è nata senza guanti, è nata in Inghilterra e in Irlanda. E poi, quando hanno capito che è uno sport troppo cruento, è nata la box che conoscete tutti. È vero che è duro, ci si fa male, però appena un atleta ha un infortunio si perde e si ferma l'incontro. Siamo molto tutelati, questo ci tenevo a dirlo. È tutto difficile, però siamo fighter e si fa. La cosa più difficile è cercare di rimanere tranquilli, perché quando allenarsi con i problemi della vita sempre in testa non è facile. Io una volta ho perso un match di pugilato. Io mi ricordo che mentre combattevo sul ring stavo pensando alle bollette da pagare. Adesso quindi ho imparato, anche se non è facile, di concentrarmi solo su quel match e di vivere la vita un po' più col karma. Lo stato mentale prima della gara è fondamentale. Come ho detto prima, bisogna arrivare alla gara sereno. Siccome sai che stai combattendo di questo, devi essere consapevole che non ci sono i guanti e quindi devi essere consapevole dei rischi che vai incontro. Me l'hanno dato direttamente gli inglesi, The Italian Warrior. Anche qui sono molto contento, perché quando ti attribuiscono un soprannome vuol dire che te lo sei meritato. Loro là sono abituati a vedere combattenti inglesi, combattenti irlandesi, che lo sapete tutti, sono dei gladiatori nati, non hanno paura di un cazzo loro. E io comunque ho portato l'Italia, ho portato il mio tricolore, e magari loro non si aspettavano all'inizio di vedere un italiano così duro. Anzi, nell'ultimo match ho anche pareggiato con uno dei loro campioni locali, quindi ho dato spettacolo, e adesso io là sono abbastanza conosciuto e gli inglesi mi vogliono bene. La difficoltà maggiore che trovo in questa disciplina è appunto la durezza dei colpi, perché non essendoci i guantoni i colpi sono davvero duri e potenti. Anche l'MMA, avendo i guantini, i colpi sono duri, ma qui senza guantini ed essendo solo pugilato i colpi sono tutti in faccia, si può dire. La più grande soddisfazione che ho avuto è stato l'anno scorso a settembre, che sono andato per la prima volta a combattere all'estero, in Inghilterra, e ho vinto il mio primo match, che non sapevo che cosa mi aspettasse. Essendo la prima volta, potevo immaginare, ma non sapevo a cosa
andavo incontro e quindi non sapevo realmente come potevo reagire a questo tipo di combattimento. Ho vinto, è andato bene e sono stato fiero di me. Sogno o progetto è puntare al gradino più alto, magari combattere per la cintura e quindi darò il massimo. Quindi il mio futuro lo vedo ancora in allenamento, allenamento, allenamento e sacrifici. Il 13 gennaio combatterò a Londra, farò il mio quarto match a mani nude e combatterò con un pugile professionista, un bel mancino. Ho già iniziato la preparazione lunedì scorso e quindi mi aspettano 2 mesi molto impegnativi. La prossima settimana incominciamo a girare questo docufilm. Il regista Joseph Nenzi è appassionato di sport da combattimento ed è stato attirato ancora di più da quello che faccio io, perché è una novità. Quindi abbiamo deciso di girare questo docufilm sulla mia vita, sulla mia preparazione, su come vive la mia famiglia questa mia scelta, perché la difficoltà più grande ce l'ha la mia famiglia ad accettare tutto questo. Per la preparazione atletica mi segue il mio socio dalla palestra, Enrico, e facciamo molto allenamento funzionale. Quello che io faccio a differenza degli altri, indurisco la muscolatura diversamente. Con l'acciaio mi indurisco gli avambracci, o se no colpisco sempre sul cemento le mani, piano piano, ma tutti i giorni, in modo da indurire le ossa. Sono diventato papà a 23 anni, ma purtroppo è successo in un'epoca difficile, perché in questo paese c'è tantissima disoccupazione. Ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, 12-13 ore al giorno per una paga minima. Dopo parecchi anni ho capito che questa non era più vita e ho deciso di fare dalla mia passione il mio lavoro. Con il mio socio Enrico siamo riusciti dal niente ad aprire un piccolo buco e quindi siamo molto soddisfatti di questo, perché ce lo siamo costruiti noi dal nulla, senza l'aiuto di nessuno, solamente con le nostre forze. Penso che questo progetto Share Your Story sia una figata. A differenza di altri marchi, voi siete andati proprio alle origini dell'atleta. Voi siete andati dai fighter e siete andati a conoscerli di persona. Come oggi, voi avete fatto centinaia e centinaia di chilometri solamente per venire a vedere dove mi alleno, che cosa faccio. Invece molti fanno una chiamata da casa e ti fanno 2 o 3 domande. Ringrazio Claudio Pieretti, il mio amico fighter. Innanzitutto è un grande amico. Secondo, è un fighter pazzesco che mi ha fatto conoscere il vostro brand. Non dico cazzate perché sono qui, ma ce l'ho addosso, mi avete fatto un capolavoro. Sto già pensando anche alla divisa della palestra, perché è spettacolo. Appunto perché mi sono rotto il c***o tutte queste organizzazioni che ci sono in Italia. Dei campioni italiani ce ne sono 300, campioni del mondo 500. Allora ho creato questo brand, questo marchio che si chiama Taker State Fight. Si combatte, sì, su un ring, ma con fondo o sabbioso o sull'erba o sul cemento, quindi o su strada, e vale tutto. Potete andare a vedere su YouTube filmate, ha combattuto anche il mio amico Claudio Pieretti. E lui, che è un classico fighter, che ha combattuto di tutti gli sport, box, Thai box, full contact, ha detto che è stata un'esperienza pazzesca, quindi se lo dicono i fighter, questo a me va benissimo. Grazie. Grazie Fighter Inside.
domande te le ricordi? No. Però già cominciamo male. No, perché io le ho lette. Aiaia. No, le ho lette, ma riesco. Cioè, siccome io dico la verità, quindi io non me le preparo, rispondo sempre. Ah, ok. Lo scorso Tiger Street Fighter doveva avere una trentina di atleti. Fino al sabato sera c'erano 30 iscritti. La domenica, durante il giorno dell'evento, ce n'erano, non mi ricordo, 15. Quindi questo per dimostrare che dove sono tutti questi campioni?